Salve e bentornati. In prossimità del nuovo anno ripercorriamo alcuni dei numerosi appuntamenti che hanno visto protagonista il CONAI nel corso del 2017 attraverso le numerose iniziative organizzate lungo tutta l'Italia. Prima però ricordiamo anche che da inizio del mese di dicembre sono disponibili le linee guida per i progetti territoriali e sperimentali promosse da CONAI e dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per sostenere i progetti locali sul territorio volti a sviluppare e migliorare i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Il progetto prevede l'erogazione di servizi con un budget complessivo sino a 2.500.000 euro. Sarà possibile presentare a partire dal 1 gennaio 2018 due tipologie di progetti, quelli territoriali volti al miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani per aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, e progetti sperimentali dedicati a promuovere soluzioni innovative sulla gestione, l'avvio e riciclo dei rifiuti da imballaggio. Le proposte potranno essere presentate lungo tutto il corso dell'anno. E adesso andiamo a vedere quali sono stati appunto alcuni dei principali appuntamenti organizzati da CONAI nel corso dell'anno che va chiudendosi. Uno di questi ovviamente è quello dedicato alle scuole, riciclo di classe. Noi eravamo stati a Bari, vediamo. In questo momento c'è stato un disastro a Riciclonia, hanno rovesciato tutti i bidoni e quindi noi adesso dovremmo riempire la nostra Riciclonia di rifiuti e imballaggi non correttamente differenziati. Che cosa significa per voi aver vinto questo premio? È come se diamo un'idea al mondo di come dobbiamo riciclare, come essere la nostra vita. Come vi siete preparati a questa gara? Facendo dei progetti, studiando molto. Sì, lo sanno bene cosa significa riciclo. I ragazzi della quarta A dell'Istituto Clementina Perone di Bari, aggiudicatisi il primo premio per le classi quarta e quinta di riciclo di classe. Il concorso organizzato da CONAI insieme al Corriere della Sera è dedicato alla sensibilizzazione su raccolta differenziata e riciclo. Un video, tanti laboratori ed un'esperienza irripetibile. Una mano, loro, alla sostenibilità l'hanno data senza dubbio. Allora, abbiamo fatto un progetto sulla plastica, cioè sul RAE. Da settembre ci prepariamo. E cosa avete fatto in classe? Abbiamo parlato del riciclo, di tutti i materiali e abbiamo fatto i laboratori sulla plastica, sulla carta, sulla robotica creativa. E nel video è rappresentato tutto ciò che abbiamo fatto in questi mesi e l'abbiamo mandato al nostro progetto, insieme al disegno ovviamente. È un progetto fatto in collaborazione con il Corriere della Sera, quindi una testata molto importante, quindi ha una certa visibilità, ha un sito dove sono reperibili tutte le informazioni, ma soprattutto è costituito da un kit didattico cartaceo dove c'è un album che su una città ideale che si chiama Riciclonia, ed è un po' il fil rouge di tutto il progetto, perché Riciclonia è la città ideale dove appunto i cittadini, le persone separano i rifiuti e poi decidono con i materiali che hanno separato di costruire delle nuove cose, dei nuovi progetti che servono alla città. Con noi è stato protagonista anche del G7 Ambiente che si è tenuto lo scorso giugno a Bologna. Tra le molte iniziative organizzate e di cui è stato promotore appunto il Consorzio Nazionale Imballaggi, ricordiamo il concerto tenutosi in Piazza Maggiore dal maestro Ezio Bosso. Ambiente in italiano è l'unico aggettivo che in realtà è un verbo. Quando è nato era l'essere intorno, i latini lo chiamavano l'ambiente perché era l'aria, perché l'aria ci è intorno, ci circonda, e poi era tutto, e poi era la terra, era quello che siamo. Il maestro Ezio Bosso ha introdotto il proprio concerto che di fatto ha aperto il G7 Ambiente di Bologna, ricordando il valore anche etimologico della parola ambiente, facendo quindi scorrere musica splendida su un filo d'emozione continua dove l'ispirazione ambientale non ha mai smesso di essere protagonista. Il G7 è praticamente iniziato con questo concerto in Piazza Maggiore, alla cui realizzazione ha contribuito con convinzione lo stesso Consorzio Nazionale Imballaggi. Siamo molto orgogliosi di questa serata,
nella quale tra l'altro abbiamo la possibilità di spiegare chi siamo, cosa facciamo. Un'occasione per ricordare ad una platea nazionale ed internazionale le attività che CONAI svolge in fatto di raccolta differenziata, riciclo e recupero. Personalmente ritengo comunque sempre fondamentale il fatto di far capire ai cittadini e all'opinione pubblica sostanzialmente qual è il ruolo che ha CONAI e anche alle imprese, perché molto spesso tutti non si rendono ben conto di che cosa si fa e vivono magari il contributo come una gabella, che invece è un servizio che diamo alla collettività. E insieme alle parole ancora la musica dell'incontenibile maestro boss dell'Orchestra Comunale di Bologna, che hanno trovato nell'ambiente una inaspettata e meravigliosa fonte di ispirazione. Bellissimo, io poi sono appassionato di musica classica, per cui è una cosa che mi riempie il cuore di gioia. Ringraziandovi per l'attenzione, non ci resta che augurare la prosecuzione di buone festività ed un buon 2018. Arrivederci.